Se è vero che il valore economico dell'industria della creatività in Italia è da considerarsi pari a 47 miliardi di euro, allora tanto vale capire a fondo chi sono i protagonisti di tale mercato. Sono professionisti della bellezza, abili a comprendere tutti i linguaggi della contemporaneità e a governare le più sofisticate tecnologie della comunicazione visiva. Non solo, sono coloro che stanno contribuendo a delineare i nuovi canoni dell'estetica nella moda, nel design e nelle arti grafiche e visive, e che alimentano quel genio italiano così apprezzato e ricercato all'estero. Abbiamo appena incoronato, tra virgolette, Giorgetto Giugiaro come nostro presidente del Dipartimento di Transportation, quindi non possiamo che essere l'emblema del rapporto tra l'università e le aziende. Abbiamo più di 100 aziende partner di respiro nazionale e internazionale e i nostri laureati all'anno più o meno sono quel numero, quindi arriviamo addirittura a un rapporto di 1 a 1 tra aziende partner e studenti in uscita. Abbiamo un tasso di inserimento in ambiti lavorativi del 70% dei nostri allievi, questo certificato. Abbiamo un ufficio per il placement e per l'orientamento al lavoro molto forte e dico che vanno sfruttati questi ambiti perché in generale il mondo dell'arte, della creatività, della cucina, tutto quello che ci rappresenta come Italian Style va potenziato e va comunque sfruttato. Il sistema accademico italiano è organizzato attualmente per garantire un'alta formazione competitiva e internazionale, ma manca ancora qualcosa. A fronte degli alti standard qualitativi dell'insegnamento, non esiste un'adeguata normativa che riconosca e rafforzi il ruolo delle accademie non statali. Luoghi di pura eccellenza, fiore all'occhiello del sistema universitario italiano, ma ancora però non sufficientemente valorizzate dalle istituzioni di riferimento. In the south of France, in the south of France, tonight, oh. In Italia uno studente su quattro che studia moda, design, arte lo fa in una scuola privata. Queste scuole private si basano da un punto di vista economico solamente sulle rette pagate dagli studenti senza alcun supporto dallo Stato. Va bene così. Quello che però noi chiederemo allo Stato è un altro tipo di supporto che ci aiuti banalmente a superare alcuni vincoli di tipo normativo, burocratico o semplicemente qualche attenzione a livello comunicativo per essere più presenti da un punto di vista soprattutto internazionale. Oggi in Senato è avvenuto qualcosa di importante, è stato il primo momento di incontro e confronto tra i diversi attori delle professioni creative. Siano gli imprenditori o i loro rappresentanti, siano i direttori di istituti di alta formazione, siano le istituzioni, dai più importanti dicasteri alle agenzie nazionali. Di cosa si è parlato? Di internazionalizzazione della formazione artistica nell'ambito delle professioni creative. Noi siamo nelle stesse condizioni, dobbiamo equiparare i sistemi. Devono essere identici dal punto di vista della formazione nelle nostre differenze. Dobbiamo fare in modo che ci sia la possibilità di intersecare i piani, gli obiettivi culturali. Si fa fatica sia dal punto di vista del privato che del pubblico. Questo è perché mancano proprio i presupposti che in questo momento ci portano verso l'obiettivo che è la ricerca. Le accademie e le imprese devono essere sempre più vicine, così come deve essere tutto il mondo dell'istruzione al mondo del lavoro. Le accademie devono sfornare i talenti, le competenze, la conoscenza. Le imprese sono da spinta e sono da promotore per avere una formazione migliore da una parte e dall'altra un'eccellenza nelle produzioni. L'Italia deve puntare sulla cultura e la creatività perché forse non c'è nessun individuo al mondo così geniale come l'italiano. Deve migliorarsi in tutte le produzioni,
nelle produzioni artistiche, nelle produzioni industriali, nelle produzioni artigianali, cioè dobbiamo tentare di dare al mondo il bello. Noi siamo un paese piccolo, quindi noi dobbiamo tentare di avere in questo paese l'eccellenza per essere riconosciuti nel mondo e dal mondo e per continuare ad essere quello che siamo sempre stati. Dalla moda al design, le accademie non statali rappresentano un'allettante fucina di talento nel settore creativo. Per questo sono osservate con interesse dal mondo delle imprese e dalle istituzioni, ma soprattutto dagli studenti stranieri, che ambiscono ad acquisire il know-how italiano nel campo delle belle arti. La formazione artistica, ma soprattutto le professioni creative, sono qualcosa che si può venire in Italia ad apprendere a massimi livelli. Quello che sta succedendo in questo periodo è una competizione internazionale sempre più aggressiva, e soprattutto quello che è necessario è probabilmente una velocità nella scelta dei programmi, dell'internazionalizzazione, dei riconoscimenti che non francamente si adegua a quelle che sono le tempistiche che esistono oggi nel mondo. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale sta puntando molto sull'internazionalizzazione dell'industria culturale e creativa, con particolare riferimento anche al settore del design, che è una tematica che unisce la parte culturale alla parte economica, in un'ottica di integrazione tra pubblico e privato. Intervenire oggi su temi quali l'internazionalizzazione, l'alta formazione e la voglia di fare impresa nell'industria della creatività ci rende assolutamente d'accordo nel partecipare come giovani di Confindustria, perché noi crediamo davvero in questi valori. I wish I could be in the south of France, in the south of France.